Ciao a tutti, molto contenta, inizio questo video veramente molto contenta perché da quando ho pubblicato i video, quelli segno per segno, la ruota dell'anno, c'è stato un boom di iscritti, sto ricevendo tanti complimenti, ho visto che è stato molto apprezzato per ogni segno la ruota dell'anno, quindi vi ringrazio, c'è stato veramente un boom di iscritti, sono contentissima perché come vi ho detto, ambisco ad arrivare quanto prima a 1000 iscritti in modo tale che YouTube mi sblocchi la funzione delle live, cioè significa che se io riesco a fare le live sono interattiva, cioè in diretta voi potete scrivermi, farmi domande in chat, quindi io posso aprire le carte, possiamo fare le stese, possiamo affrontare tematiche di esoterismo e questo sarà sicuramente una marcia in più per il mio canale, quindi sono ben contenta, gli iscritti stanno salendo molto velocemente, quindi continuate, condividete i miei video, sono molto contenta. Ovviamente per persone che amano comunque, che amano questo settore qui, l'esoterismo. A me non interessa essere seguita così tanto per curiosità, per fare numero di persone che poi non sono realmente interessate, perché questo comunque è un canale settoriale, cioè sull'argomento. Quindi quando vi dico condividete, condividete con persone che poi restino, siano attive. Vedete qui ho aperto questo video un po' più natalizio del solito perché oggi vi voglio fare un video speciale vacanze. Vedremo segno per segno come andranno le energie. Vi ripeto, quando io dico come andranno le vacanze non è che io decido al posto vostro. Ricordatevi sempre, i tarocchi, le carte, gli oracoli toccano gli argomenti della vita. Quando si fa una stesa, piccola o lunga che sia, ci sono delle circostanze che potrebbero capitare. Quindi assistere ad una lettura, fare un consulto, seppur interattivo, vuol dire attenzionare quella situazione che si potrebbe verificare. E qualora si dovesse verificare, mettere in atto le nostre capacità, il nostro potere, il nostro libero arbitrio per modificare quella situazione, per migliorarla, per metterci alla prova. Ok? Ho scelto questa postazione un pochettino più natalizia. Vi faccio vedere questo decoro, mi sono innamorata. Sono stata in un negozio, adesso arriviamo subito a fare la stesa, ma vi volevo presentare Alcide. Vedete che carino questa decorazione, in realtà si dovrebbe appendere all'albero. Ma era così carina che gli volevo dare una postazione tutta sua, cioè, così a centro tavola, no? L'ho chiamato Alcide perché un alcide è carino, fatti vedere, fa anche un sorrisetto. Quando l'ho portato in macchina, vi assicuro che ci ho parlato e gli ho anche detto: ti senti a tuo agio? Perché l'avevo inizialmente messo sul cambio. Si era girato di culetto, facciamo vedere il culetto di Alcide, vedete che bel culetto che è Alcide, e quindi gli ho chiesto come se fosse una creatura, gli ho chiesto ma ti senti a tuo agio? Quindi sappiate che state seguendo un video di una persona che parla con una decorazione natalizia chiamata Alcide. Detto questo, andiamo ad utilizzare questi oracoli. E i tarocchi, va bene? Allora, io adesso come faccio per mescolare le carte? Vediamo un po' se riesco così. In realtà le ho già mescolate. Scusate un po', sono comodissima. Ah no, posso fare anche così. No, non ci riesco. Come devo fare? Una mano sola. Posso fare così. Facciamo così, ma scusate un attimo, questi sono i video improvvisati. C'è stata una mia utente, signore, siate gentili nel mio canale, che nella ruota dico io non solo ho speso un'ora ciascuno per ogni video, ok? Mi fa, ma come mai non hai mischiato le carte davanti a noi? Cioè, ma scusami, cosa credi che io faccia? Cioè, che io mi prepari a memoria un'ora, contando che erano 12 segni, io mi dovevo preparare a memoria
12 segni zodiacali, quindi 12 ore imparate a memoria quello che avrei detto e che ho detto poi nella ruota. Cioè, siate gentili, se siete prevenuti, insomma, lasciate perdere, rivolgetevi altrove. Anche in questo caso, io vi dico, io le carte le ho già mischiate, adesso rimescolarle con una mano sto mantenendo qua, non riesco, e quindi le vado a pescare così. Adesso se c'è qualcuno che pensa che io mi sono segnata la carta X, andateci cauti su queste cose qui, perché insomma io queste cose non le faccio. Cioè, poi andrei a perdere pure più tempo. Allora, incominciamo con il segno dell'Ariete. Allora, facciamo così. Qui mettiamo le carte dei tarocchi e qui vicino ad Alcide, su Alcide, Alcide ci manterrà la carta degli oracoli. Allora, vediamo per l'Ariete. Abbiamo lacrime di gioia e di tristezza, una carta di trasformazione. Allora, questa è una carta ambivalente, che significa? Vedete, è ambivalente perché c'è una donna triste che si guarda allo specchio e sorride con le lacrime, il che potrebbe significare una trasformazione a un periodo triste o da un periodo triste al periodo allegro. Oddio, essendo che andiamo verso le feste, voglio sperare per voi. No, questa abbiamo detto che era quella di prima, ancora poi ci sono. Vorrei sperare che voi, per voi che sia un atteggiamento positivo. Oddio, qui potrebbe essere in effetti che si viene dal passato, da una situazione un po' pesantuccia. Abbiamo l'appeso, che non è certo delle carte migliori, è un blocco, una situazione che ci ha fermati in qualche maniera. C'è, ecco, guardate gli oracoli come sono pertinenti poi con le carte. C'è la carta della morte, vediamo qui. Oddio, adesso dovrebbe venire una bella carta perché altrimenti l'oracolo mi ha detto una bugia. Perché qui abbiamo due carte, diciamo, pesantuccio, l'appeso. La morte mi indica la fine di qualcosa di, non dico negativo, ma qualcosa che si trascinava da un po'. Infatti, mi dà conferma del bellissimo oracolo. Qui c'è trasformazione. Qui possiamo venire da una situazione che finalmente si è chiusa, che si è trascinata per un po', ma nell'arco delle feste forse ci sarà motivo per, innanzitutto, per dedicarsi a se stessi, per vedere il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto. Infatti, vedete qui questa fanciulla mantiene la coppa quasi a brindare, nonostante, diciamo, nel suo cuore ci sia stata della sofferenza. Che significa? Io decido, cioè tu Ariete, decidi, nonostante tutto quello che ho passato, quello che mi è successo. L'Ariete è un segno forte, l'Ariete è un segno dinamico, l'Ariete non è un segno che si abbatte facilmente, però caspita, siamo esseri umani, quindi può capitare anche a segni forti come l'Ariete, il Leone, lo scorpione, almeno quelli che si manifestano agli occhi degli altri, sempre così forti. Poi capirai, le fragilità ce le abbiamo tutti quanti. Quindi ottima ripresa per l'Ariete. Durante queste feste ci potrebbe essere un periodo di riflessione, approfittando di stare molto tempo di più in casa, un po' di tempo di più dedicato a se stessi, proprio per capire, per fare un attimo una pulizia, perché qui la morte mi indica un taglio, la chiusura di qualcosa, dovete vedere voi cosa, qualcosa che non vi sta più bene, che vi ha dato anche, cioè che siete rimasti proprio appesi. Qui c'è una situazione, può essere anche sentimentale, vedete voi, questa è generica, siete rimasti appesi, magari anche, non so, qualcuno che vi ha tirato in canzone su qualcosa per parecchio tempo, finché in questo periodo non approfittate per capire che è ora di darci un taglio ed essere più concreti. La carta dell'imperatore indica concretezza, ma indica anche prospettive, qualora si stesse parlando di situazioni affettive, cioè vuol dire che io adesso da questa sofferenza traggo l'insegnamento che la prossima persona che voglio nella mia vita deve essere concreta, cioè non il classico che oggi mi chiami, 3 settimane non ti fai sentire, poi risbuchi, poi c'è la tua ex moglie, poi c'è i problemi e poi non ti sei fatto sentire, poi mi rinfaccia, cioè queste cose qui voi non le volete più. L'Ariete va verso un futuro di concretezza, c'è maggiore razionalità da parte vostra, c'è esigenza da parte vostra di voler frequentare persone ed essere in situazioni concrete, cioè valuterete a partire da gennaio, questa diciamo è la parte finale di dicembre, dalle feste in poi, valuterete
Non so, mi viene anche in mente da parte vostra, e ve lo consiglio, di fare un programma di inizio anno. Sapete, i classici buoni propositi che però stilati, non so, su un'agenda, fare un percorso, un periodo di crescita personale, porsi degli obiettivi pratici sui più svariati settori della vostra vita, che sia lo studio, che sia anche attività fisica, che sia anche il lavoro, che sia anche considerare da un punto di vista più serio uomini seri che si o donne serie che si affacceranno nella vostra vita. Ok, fatela un'agenda, un elenco, un programma che abbia inizio dall'anno prossimo, perché mi esce proprio questa voglia di mettere ordine nella vostra vita, ma da un punto di vista concreto, cioè come se la rete adesso avesse bisogno di schematizzare, organizzare, come se la rete si trasformasse nell'energia della Vergine, che è molto organizzata, è molto calcolatrice. Quindi la rete è come se venisse fuori da quella che è la sua energia istintiva e avesse bisogno più di un'energia di terra, di concretezza, di segni di terra. Va bene? Quindi approfittate per durante queste feste, asciugatevi le lacrime innanzitutto. Avete la forza necessaria per andare avanti, predisponetevi per il nuovo anno con nuovi obiettivi pratici da raggiungere. Potete utilizzare l'ultima parte dell'anno per fare proprio una lista di ciò che non volete più nella vostra vita, sotto tutti i punti di vista, sotto tutti gli aspetti, e da gennaio quali sono gli eventi pratici, quali sono i settori pratici. Cioè, fosse anche che io sono disordinata e dico adesso io mi faccio una lista delle pulizie della casa da fare, ogni lunedì mi faccio questo, martedì mi faccio questo. Cioè, cose pratiche, concrete. Io sono ritardataria, allora io adesso mi vado a letto prima, mezz'ora prima, così la mattina mi sveglio prima. Io mangio male, sono ingrassata, così mangio schifezze davanti a internet, davanti Netflix, internet, quello che sia. Allora facciamo così: io dal primo di gennaio voglio alimentare con prodotti più naturali e per un mese non mangio dolci, per un mese non mangio fritti, cose così. Va bene, Riete? Ho parlato un bel po' di voi. Faremo così, le carte già quelle che sono uscite le metteremo di qui in modo tale da non farle uscire. Ogni segno avrà la sua energia, in modo tale che chi si vuol vedere poi il suo segno lunare, chi si vuol vedere il suo ascendente, poi lo può fare avendo delle risposte diverse, in modo tale che non vengano fuori le stesse carte. Andiamo. Il toro, Alcide, mantienici sta carta. Acqua magica. Qui c'è un'energia di guarigione, guarire, ammorbidire, lenire, fare pace con qualcuno, perdonare, ma anche perdonare se stessi, andare nel profondo. È il contrario della carta di prima. Qui invece c'è un'energia di minor praticità e maggior voglia di come posso dire? Introspezione. Scusatemi, non mi veniva il termine. Che ci posso fare? Andiamo a prendere tre carte per. Mamma mia, la carta più bella del mazzo! Attenzione, toro! Era meglio se veniva. Se veniva di qua questa carta qui. Ok, allora ragazzi, qui ci potrebbero essere attenzione un po' alle spese, occhio un po' alle spese. Allora, attenzione un po' alle spese in questo periodo, attenzione a spese extra, attenzione a non spendere troppo e fare un non piano, cioè forse qui avete bisogno di mettervi un attimino a tavolino per questioni economiche, per decidere come risolvere, come sbrogliare una situazione. Qui non lo so, è come se venite da un'energia come se aveste fatto delle cavolate in passato e adesso le dovete mettere a posto, perché questo 10 di bastoni mi indica il fare, il fare, il fare, lo strafare, come il dover sistemare un qualcosa
che credevate fosse stata già vinta, ma non è vinta. Quindi adesso voi vi trovete qui a lambiccarvi il cervello, vedete questa persona qui come sta, con tutte queste coppe, a scegliere una carta di pensiero. Siete sovraccaricati di pensiero per capire come dovete risolvere una situazione. Oddio, non è una carta negativa, è più una carta di introspezione, come di aver capito che c'è stato in passato una mancanza di profondità, una mancanza di analisi su quelli che sono stati i vostri passi. Qualcuno di voi può aver fatto, è difficile da ammettere, mi rendo conto. Qualcuno di voi potrebbe aver fatto o delle scelte sbagliate, e adesso dover rivalutare tutta una situazione al fine di metterla a posto, di risolverla. Oppure, altra opzione potrebbe essere per voi Toro, che siete non tenuti, come posso dire, cioè è arrivato un punto in cui siete voi stessi a considerare, a convenire, ad aver capito che per migliorare, per definire un tipo di situazione, mi viene come se questa è una bellissima carta, se è una carta più bella del mazzo. Ma qui mi viene un po' più come di, piuttosto che voi ricevere denaro, più di dare denaro, più di difficoltà di denaro, di dare denaro agli altri, a qualcuno. Cioè qua c'è come di spesa. Vi ho detto subito un po' attenzione, attenzione anche alle spese, a come fare per gestire queste spese, ok? Nel periodo di Natale io comunque vedo un'energia di stabilità, di tranquillità. Qui ci potrebbe essere una situazione anche di intimità, cioè di passare il Natale con persone, cioè sapete, classiche persone, pochi ma buoni, non tutti i Toro. Qui mi escono a veglioni che vogliono partecipare, fare chissà che. Esagerazioni, insomma, c'è anche un certo contegno nel voler festeggiare queste feste in intimità, stare bene in casa, godersi la famiglia, godersi, non so, il buon cibo, le cose semplici, pratiche. Ma questa energia di cui vi ho parlato prima, essendo il 7 di coppe, è una carta molto mentale, cioè molte idee, molte opzioni. Potrebbe essere anche che, diciamo, una situazione dove sostanzialmente voi non vi manca niente, cioè non fraintendete quello che ho detto io quando vi ho detto spese, eccetera, eccetera. Potrebbe anche essere che non vi manca niente, ma siete in una situazione di difficoltà. Anche, come posso dire, più mentale, anche non dico che sfoci nella paranoia, ma cioè come se c'è un sovrappensiero su una situazione da risolvere. Voi avete qualcosa da risolvere e cioè, cerco di richiamarvi, almeno io per come faccio io le stese. Questo non è un diktat che tu starai così. Io ti dico, se ti risuona un po' quello che ti sto dicendo, lavora su queste energie perché tu le puoi spazzare via. Cioè, io ti dico, se in questa energia di sovrappensiero di come risolvere una situazione, non so come la risolvere, vedi, qui c'è una bellissima carta. Questa è una carta di guarigione, di amore materno. Ci può essere anche figure materne, figure femminili che su di voi hanno un'influenza protettiva, che se non è la mamma, può essere una cara figura femminile, ma pure un'amica con la quale durante queste feste ci sarà modo di, insomma, scambiarsi affetto. Adesso vedete voi se ci saranno degli incontri, anche solo delle telefonate, degli auguri, non lo so. Però c'è quell'energia dolce, l'energia di acqua, questa energia di acqua guaritrice materna, che anche vedete lava via tutto ciò che è di sporco, passatemi il termine, di negativo c'è nella vostra esistenza. Vedete come orientarsi per lavar via tutta questa situazione di pesantezza, di difficoltà, che
che porta il 10 di bastoni. Allora, il 10 di bastoni, attenzione, non è una carta negativa, è la carta del fare molto. Fa tante cose da fare. In alcune circostanze, se ci sono carte negative a fianco, ha un'accezione più negativa, chiaramente. Se ci sono carte positive a fianco, un'accezione positiva. È la carta del fare molto. Oh. In questo senso, abbinata a questa carta qui, mi viene anche quasi come se siete ossessionati un po' con la questione dei soldi. Fare molto nell'ambito dei soldi, sovrappensiero nell'ambito dei soldi, perché questa è una carta di pensiero, come devo fare per. Secondo me c'è qualcosa da risolvere, non lo so, sì, da una parte potresti approfittare nelle feste per, come posso dire, per mettere a tavolino, per mettere a puntino, insomma, una situazione al fine di risolverla. Però rimanete in quell'energia di acqua, quell'energia guaritrice per godervi queste feste. Cioè, non vorrei che ve ne andaste un po' fuori di cervello col sovrappensiero che giusto durante le feste vi volete mettere a risolvere o a sovrappensare degli argomenti che non sono proprio idonei e opportuni durante tirarli fuori durante le feste. Questo è un consiglio. Quindi prendete questa stesa quando ci sono delle carte un po' ambigue, prendetele più come un lavorarci su. Cioè, cosa posso fare per migliorare questa energia se vi risuona? Andiamo ai gemelli. Oh, i gemelli, passerà queste feste a riposare. Vedete che bella questa carta? Gemelli qui viene da un periodo di stanchezza, di sovraffaticamento. Non dico di esaurimento, questa carta mi ricorda un po' il 4 di spade, ma con accezione molto positiva. Qui vi sarà donato un periodo di rigenerazione. Vedete qui, sembro io col gattino. Avrete proprio la necessità anche di stare un po' per i fatti vostri. Potrebbe essere che qualcuno di voi arrivi, ma non per cattiveria, non per antipatia, non per mancanza di compatibilità. Qualcuno di voi potrebbe non rinunciare, come si dice? Glissare degli inviti, cioè se qualcuno vi invita, voi potreste dire, non dico una scusa, ma anche dire sinceramente che preferite non andare alla festa X, non andare all'invito a pranzo di X, perché vi volete godere la tranquillità di casa vostra. Per molti gemelli, nonostante il gemelli sia il segno della comunicazione, io qui potrebbe capitare che un giorno o due ve ne andate in giro, ma o da qualcuno. Ma qui non mi esce che tutte le feste voi andate a fare baldoria, mi esce che la maggior parte dei giorni delle feste voi volete stare a casa, a rigenerarvi, a dormire, a leggere, a coltivare un hobby, a farvi, che ne so, i dolci, le unghie, i capelli, se siete maschi, che ne so io, giocate con la PlayStation piuttosto che darsi, che ne so, piccoli bricolage, queste cose così, la macchina, cioè. A me piace tanto questa carta, poi tra l'altro la sento anche molto affine con la mia energia, vi devo dire, certe volte il periodo di vacanze, la vera vacanza è proprio quella quando uno, a meno che non faccia un bel viaggio, chissà che, però la vera vacanza è quando uno si riposa. Gemelli, abbiamo Regina di Coppe, Cavaliere di Spade, chi è che vi vuole rompere le balle? Anche a Natale è imperatrice. Ah, se, non so, qua ci potrebbe essere di mezzo una coppia. Ci potrebbe essere di mezzo una coppia. Non nascondo, io poi cerco sempre di essere, come posso dire, sincera, senza sfociare nel crudo. Qui ci potrebbe essere anche che non un'azione da parte di una coppia, è come se una coppia, cioè qualcosa che ha a che fare con una coppia, vi contattasse, cercasse di contattarvi, una coppia che vi mette alla prova, un'azione, anche un invito, però come se fosse una specie di invito un po' provocatorio. Non so perché, cioè non è che non so perché vi dico questo, ma è quello che riesco a percepire io. Come se fosse un invito provocatorio che vi viene da parte di una famiglia, dove di mezzo ci sta in mezzo una coppia. Si parlerà di una coppia.
Avrete a che fare con una coppia, però, come se ci fosse dell'astuzia, c'è una carta di un contatto fatto, mi dispiace da dire, in tutti quelli che vi contatteranno, che per carità vi vorranno bene, per farvi gli auguri, ti voglio bene, quindi diciamo 99 sinceri, ma vi renderete conto che tra le persone, anche chi vi farà gli auguri o chi tenterà, qui c'è un avvicinamento. C'è un avvicinamento di qualcuno che però è legato a un'altra persona, c'è un'energia di coppia all'infuori di voi, dove non che vi puzzerà, noterete dell'astuzia, cioè come se fossero degli auguri che sottendono a qualcosa, cioè ti contatto a Natale con la scusa che è Natale, ma voi non sentirete un'energia di sincerità, ma quasi di opportunismo per la quale preferirete starvene per i cavoli vostri, va bene, gemelli? Ok, non è una brutta stesa, è una stesa anzi di intelligenza. Di capire che, insomma, anche nel periodo delle feste, cioè non è che nel periodo delle feste qua, sì, Natale siamo tutti buoni, voglio dire, di Gemelli è molto astuto, è molto, molto sveglio, capisce al volo le persone, le situazioni. Qui è come se a un certo punto, tra tante persone che vi vorranno bene, arriva un punto, ci sarà un contatto che vi lascerà un po', come per dire, ma perché proprio a Natale questa persona, è come se voi capiste, riusciste a vedere quello che c'è dietro questa comunicazione, che badate bene, può essere anche un augurio, un ravvicinamento, che è Natale, sì, e però quando vi verrà fatto voi direte, ma secondo me questo mi ha contattato per, ho tanto la scusa di riagganciarmi con la scusa a Natale, ok? Vedete voi che cos'è. Qui c'è un'energia di due donne e di una figura maschile, quindi non escludo che si tratti di una coppia al di fuori di voi. Va bene, qui siamo nel generico e quindi insomma non posso dire chissà quanto più. Cercate di capire voi un attimino di che cosa parliamo nello specifico. Andiamo al cancro. Cancro. Cancro, voglio subito. Cancro, c'è un cambiamento d'aria. Anche Cancro riceverà contatti. Anche Cancro riceverà una comunicazione importante nel periodo delle feste. Un soffio di aria, di una novità, di un'aria, di un qualcosa di imprevisto. Ma non in senso negativo, qualcosa che voi non ve l'aspettavate, succede e vi lascia un po' spaesati perché è così imprevista, quasi, avete visto che certe volte l'universo, ci sono gli accadimenti che vi lasciano così, ah. Qui c'è un qualcosa che vi succede, quasi di magia del Natale, magia magica, che succede proprio a voi, quasi qualcosa simile ai film americani, che vi succede nel periodo a cavallo del Natale, delle feste. Vediamo qui che energia è. Potrebbe trattarsi di... Allora, anche qui c'è un contatto. Potrebbe farsi risentire una persona che non sentite da tempo, una persona legata al focolare domestico, una persona legata alla casa, intesa anche come parentado, o comunque persone che nella vita sono entrate in casa vostra, sono persone familiari, e ci potrebbe essere come posso dire, una sorta di una barra tra contatto proposta. Come se nonostante le feste, nonostante, cioè uno di solito si sente alle feste, ciao, tanti auguri, si parla di cose un po' leggere, che fai alle feste, che cosa fai, dove vai, vai fuori, mangi, che hai mangiato, che ti hanno regalato, sei andato a messa per chi è cattolico, queste cose qui. Qui invece non lo so, è come,
verrete a sapere qualcosa da qualcuno. Vedete, qui c'è la fanciulla che ascolta, c'è qualcuno che verrà a portare una notizia al cancro. Anche qui siamo un po' come l'energia del gemelli, con la scusa degli auguri ti contattano, ma anche per metterti a conoscenza di una situazione che potrebbe anche riguardare una casa, un parente che vi dice una casa venduta, una casa da vendere, un cambiamento di casa, una notizia che riguarda una casa, nelle chiacchiere che si faranno. Ma essendoci qui il 2 di bastoni, è anche qualcosa legato a un'iniziativa riguardo ciò che vi verrà detto, quasi come una decisione da prendere, cioè c'è questa cosa da fare, vi contatterà il tizio, qui siamo un'energia maschile, molto probabilmente, o comunque un'energia di fuoco se è al femminile, vi contatterà il tizio o la tizia e vi dirà che c'è in ballo, tra una chiacchiera e l'altra, c'è in ballo un'iniziativa che vi potrebbe anche riguarda, cioè se ve lo comunica è qualcosa della quale voi dovete essere messi al corrente, perché probabilmente vi può riguardare, vi può interessare, o può essere uno spunto da tramite. Mi viene anche che questa persona potrebbe essere da spunto, un collegamento da tramite tra voi e qualche altra persona. Come se, vedete, qui c'è come l'uccello, questo è un corvo, ma mi viene più come se fosse un grillo parlante. Sapete il grillo parlante che ti viene a riportare quelle notiziole, quelle persone che vi vengono a portare quelle notiziole un po' che fanno un po' da mediatore, da qualcuno, come se voi non vi parlate con qualcuno, questa persona vi contatta con la scusa e gli auguri, vi potrebbe riferire circostanze, questioni che riguardano un qualcun altro che anche potrebbe essere collegato alla vostra casa. Quindi, se questo qualcuno non è collegato alla vostra casa, non lo so, vi chiama un'amica e dice: "Ah, io ho saputo questa cosa di un tuo parente che riguarda la tua casa, il tuo ambiente domestico." Ok, cancro. Quindi qua tutte carte un po' di strano. Il periodo natalizio qua, tutti che si mettono a risolvere le questioni durante il periodo natalizio. Anche qui voglio dire, qualsiasi cosa vi verrà detta, perché lì c'è dello stupore. Non so di che cosa si tratti, ma c'è. Non me l'aspettavo questa cosa qui. Una cosa che vi spiazzerà, ma non in negativo, perché ci vedo anche come carta, quella è una carta della sorpresa. Quando succede un qualcosa di magico, un qualcosa di tipo del destino, no? E lo verrete a sapere. Però anche lì c'è come se fosse una sorta di contatto, non dico programmato, manipolato, ma è già la seconda volta che mi viene fuori con queste estese natalizie. Quindi magari molti approfittano per le feste per riagganciare persone con le quali magari non si sentivano, scusa, trovando la scusante del Natale. Allora, andiamo al leone. Qui ci sarà un probabile confronto, anche qui ci sarà un contatto, ma qui anche sotto forma di chiarimento, anche un parlarsi finalmente con qualcuno e chiarire un qualcosa, cioè capire il punto di vista dell'altro, rispecchiarsi nell'animus dell'altro. Non so, vediamo le carte che dicono. Allora, non mi fate pronunciare più di tanto. Aspettiamo, vediamo le carte. Due di spade, ecco qui, due di spade, pure comunicazione, potrebbe succedere anche attraverso, attenzione, non è detto che ci sia un incontro, potrebbe succedere anche semplicemente attraverso chat, internet, telefono, WhatsApp. Qui c'è un'energia, qualcuno che vi interessa, o qualche donna che vi interessa, c'è un'energia di sentimento, qua ci sono chiarimenti, chiacchiere, cose che vengono fuori. Risentirete se. Oh, che bello! Che bello! Qua c'è un ritorno di qualcuno. Qua qualcuno, se è la domanda che voi avete fatto, che se una persona non la sentite da un po', se a Natale mi fa gli auguri, questa è la risposta è sì, ma non solo sì. Ma non mi interessa se sarete voi a contattare lui, lei, lui, contattare. Qui c'è un ritrovarsi, un'energia che viene da un qualcosa da chiarire, come se c'è stato, con la scusa del Natale ci facciamo gli auguri, ma io ne approfitterò, o questa persona ne approfitterà anche per dire il suo punto di vista, il mio punto di vista, ma dici come va a finire questa
chiacchierata, questo confronto, l'asso di coppe è bellissimo, qui c'è un ritrovarsi, ma qui la persona che vi contatta è interessata a voi. O voi avete un grosso interesse per questa persona, qui c'è interesse, qui c'è amore, vi viene a porta una notizia affettuosa, qui ci sono dei sentimenti, c'è una persona che vive in maniera pulita i suoi sentimenti, però potrebbe esserci stato, non so, un qualche tipo di incomprensione che vi ha un po' freddato, allontanato, ma qui ci sono parole di amore, qui ci sono auguri, c'è anche il festeggiare per qualcuno. Se usciamo fuori dall'ipotesi del due di spade, dove due di spade sono mere comunicazioni, possono essere anche via chat, come vi dicevo prima, o via telefono, qui c'è anche eventualmente il brindare, una proposta importante che può essere fatta nel periodo natalizio, un sistemare le cose con qualcuno nel periodo natalizio, ma come quasi non dico una dichiarazione, perché qui mi esce proprio il confronto, va bene, capire il punto di vista dell'altro, anche non tanto delle scuse, ma come a dire, come capire finalmente il punto di vista dell'altro, soprattutto se ci sono state un po' di incomprensioni. Questa è una carta di amore, cioè per chi invece fosse in coppia, già in coppia con qualcuno, qui potrebbe significare un ritrovato amore, accordo, tanta armonia, tanto amore, tanto calore, godere veramente tantissimo di queste feste, brindisi, festeggiamenti, ma anche se il lasso di coppe è quasi un trionfo, quindi non necessariamente dovete fare, che ne so, i fuochi d'artificio in casa, ma comunque è una bella, 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 bella carta di festa, di armonia, di gioia. Qui si va a sistemare qualche situazione. Potrebbe essere Leone, voi siete un po', insomma, un po' orgogliosi, magari voi avete il cuore stracolmo di amore, però per motivo di orgoglio non fate il primo passo. Oddio, io vi dico, cioè, almeno in questi giorni qua, fate un po' i finti fessi, cioè abbassate un pochettino la guardia. Cioè, voi lo sapete che se qualcuno vi contatta è la scusa del Natale, ma la realtà è che se qualcuno vi contatta o se voi contattate c'è un interesse, qui viene offerto una coppa. Oddio, c'è il pesce dentro. Vabbè, c'è il pesce dentro perché è una carta di acqua. Ti offrono, invece dello champagne, ti offrono un pesce. Tieni cara, beviti questa sardina. Vabbè, detto questo, finora devo dire che questa è la piccola breve stesa più bella, più gioiosa, più felice di quelle che abbiamo visto, senza andare a spoilerare sulle altre, ma alla fine, insomma, si è capito che ho spoilerato. Allora, vi volevo dire un'ultima cosa, Leone. Oddio, ho l'Alzheimer, non mi ricordo. Che vi devo dire, Leone? Oddio. Ho pensato a una cosa che stavo per dire, non me la ricordo più. Oh, ecco, finalmente, scusate. Allora, per qualcuno di voi potrebbe essere, ma diciamo per pochi, non per tanti, per qualcuno di voi potrebbe anche essere che una persona conosciuta eventualmente in chat o una persona distante da voi con la quale c'è stata soltanto comunicazione telefonica o a mezzo, mezzo tutto ciò che non è di persona, quindi internet, telefono, come si chiama? Piccione, volevo dire piccione, sto dicendo piaccione, piccione viaggiatore. Questi che erano solo contatti, oppure una persona che non si muoveva, può essere proprio che questi contrasti siano avvenuti perché questo non si spiccia mai. Allora, per qualcuno potrebbe essere che dal virtuale, dall'internet, dalla chat, dalle telefonate si passi a qualcosa di concreto, proposta che ci vediamo, ci conosciamo e scatta una scintilla. Potrebbe essere nuova conoscenza, nuovo amore per qualcuno di voi che nasce però da una situazione che prima era o virtuale o solo di comunicazione così, ok?
Oppure una persona che già conoscete, che però la sentite soltanto telefonicamente, che qua vi chiarite, come per dire sì, bello, ma qua che dobbiamo fare? E c'è un concretizzarsi, va bene? Un invito ufficiale, un organizzare un qualcosa, o incontro proprio che, concreto, 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 di stare insieme, fare qualcosa insieme. Bellissime, bellissime. Finora le più belle di tutte per il leone. Andiamo, mettiamo a fuoco qua, andiamo alla Vergine. Vergine, potreste fare un viaggio, qualcuno potrebbe venire da voi, potreste spostarvi per andare a trovare qualcuno, potrebbe venire qualcuno da voi, non so se e quanto lontano, non è quello, ma potrebbe essere anche semplicemente spostarsi da casa propria o qualcuno che viene da voi, cioè spostamenti nei periodi delle feste per raggiungere, diciamo, qualcuno. Viaggi, ok? Giustizia. Il mondo. Qui c'è proprio quasi un riunirsi. Anche persone qua che non. Oh, vedete che bellezza. Qua c'è come una decisione che anche repentina di andare da qualche parte, o una decisione repentina che qualcuno velocemente decide di venirvi a trovare. Potrebbe essere per alcuni di voi anche un discorso di riunirsi, di riunione con qualcuno. Il mondo è la carta di un ciclo che si compie in realtà, però qui c'è anche completezza, come se durante queste feste finalmente riusciste a vedere o quantomeno a sentire tutte le persone che desiderate vedere o sentire. C'è una sensazione di completezza, di padronanza della vostra vita, c'è una situazione anche di equilibrio e qui mi viene la carta della giustizia, come se voi sentiste di dover fare un'azione di voi, di dover muovere un passo verso qualcuno, perché è giusto così. Aver pensato, aver immaginato nel passato, come posso dire, aver bilanciato, essendo la giustizia, aver bilanciato i pro e i contro anche nei confronti. Adesso andiamo incontro più che altro a situazioni, come posso dire, di incontri, appunto di festeggiamenti. Quindi la giustizia in questo periodo qui mi fa più pensare a una situazione da mettere a posto, che avete bilanciato e che avete deciso di essere voi a dover fare un passo per ristabilire l'armonia, va bene? Cioè per arrivare a questo ciclo del mondo. Per arrivare alla completezza, non dico alla perfezione, perché insomma perfezione è una parola un po' troppo grande, voi dovete ribaltare, qui c'è la ruota, dovete ribaltare voi una situazione. Questo movimento, se per chi non dovesse fare dei viaggi pratici, questo movimento potrebbe significare proprio un smuovere la situazione, abbandonare, vedete, questa fanciulla abbandona le vecchie vesti e va verso il nuovo. Quasi come se tornasse con i piedi per terra. Vedete, qui c'è un abito fiabesco e potrebbe anche essere abbandonare delle idee illusorie. Volevamo conquistare chissà che, chissà cosa. Non ci siamo riusciti, forse aver compreso che non era per noi, che non andava bene per noi quella situazione. Allora io prendo, dopo magari un periodo in cui ho dovuto appunto bilanciare questa situazione qui con la carta della giustizia. Io che faccio? Per raggiungere questa completezza devo far girare la ruota, ma sarete voi, qui non c'è niente che avviene a caso, non è il destino, non vi piovono monete dal cielo, sarete voi anche, non lo so, anche a contattare un qualcuno dal passato o una nuova prospettiva, abbandonare una situazione che non andava più bene, lasciarla alle spalle. Cioè, quando dico qualcuno dal passato vuol dire, ma non con l'approccio di prima, con l'approccio completamente diverso, rinnovato. Vedete, qui c'è un rinnovamento in questa casa. Tolgo le vesti vecchie, non vecchie, le vesti completamente inidonee a fare questo viaggio. Vedete, per andare sulla barca la ragazza è vestita più sportiva, più semplice. Quindi vuol dire, io se voglio fare questo viaggio non lo posso fare con questo mezzo, cioè non lo posso fare indossando
il vecchio vestito. Ok, vi libererete da vecchie concezioni, anche da vecchie illusioni, può essere anche un sogno infranto.